collaboratore Una Donna per la tutela dei diritti dei deboli è felice di aprire un punto di riferimento CAV, Centro Antiviolenza su Ostia. Saremo sicuri di dare un contributo valido per le esigenze del territorio. Nasce il tuo sportello amico per ascoltare i cittadini, ma non solo i cittadini, anche i commercianti, gli albergatori, i balneari, e per risolvere quelli che sono i problemi sul territorio e per le persone più disagiate. Allora, lo studio legale Colasanti darà un supporto legale all'associazione per fornire assistenza legale sia in ambito civile che penale a tutta l'utenza di Laboratorio Una Donna. Una realtà importante, una realtà che può essere di supporto a tutte quelle che sono le azioni istituzionali che portiamo in aula a sostegno del disagio, a sostegno delle persone fragili, a sostegno di quello che è un territorio che ha tanto bisogno di spazi come questo. Noi sono qui, sono venuta non solo a fare in bocca al lupo, ma mi metto a disposizione perché ritengo che lì dove non arriva la politica, insieme alla competenza, alle associazioni che si occupano in questo caso di violenza contro le donne, di disagio sociale, economico, eccetera, bisogna assolutamente supportarle. E io sarò qui a supportarle come posso, perché per me è un onore. Oggi siamo qui e siamo venuti all'inaugurazione di questa bellissima realtà di cui il territorio aveva bisogno, di cui Maricetta Tirrito, presidente di Laboratorio Una Donna, è artefice e parte in causa, quindi speriamo che si abbia il successo dovuto, perché è una realtà che, di cui questo territorio aveva molto molto bisogno. Ringrazio Maricetta per l'invito, sono veramente onorato e spero, insomma, che si possa fare di più affinché le donne possano essere tutelate e protette, come giusto che sia. È un piacere oggi essere qui per l'inaugurazione di questa importante sede per il territorio di Ostia, che sarà a disposizione di tutti, sia sotto il profilo fiscale, ma soprattutto sotto il profilo psicologico, di ascolto, di assistenza, di risoluzione dei diritti che da tanti anni chiedono i cittadini di Ostia. Mi trovo qui oggi in veste di cittadina a supporto di questa bellissima iniziativa della dottoressa Maricetta Tirrito, che ha aperto questo CAV, che è un centro per l'assistenza antiviolenza per le donne. È necessario avere sul territorio un centro come questo, che è di aiuto alle donne.